bene, analizziamo il caso del giorno. Vittorio Moroni, classe 1971, regista e sceneggiatore italiano. Bene, signor Moroni, posso darle del tu? Prego. Allora, Vittorio, quest'anno hai presentato al Festival del Cinema di Roma il tuo ultimo film, Se chiudo gli occhi non sono più qui. Il tuo esordio registico, se non erro, come lungometraggio, è avvenuto nel 2005 con Tu devi essere il lupo. E in seguito il suo curriculum può vantare cose come il contributo alla sceneggiatura del film Terraferma, un curriculum piuttosto invidiabile. Volevo chiederti inizialmente, come sei arrivato al cinema? E quali sono le emozioni che il cinema ti suscita e perché è così importante per te portare avanti i tuoi progetti? Allora, io sono arrivato al cinema mentre studiavo filosofia all'università. Mi rendevo conto che ero sempre più interessato a cose che avevano a che fare con l'estetica, finché ad un certo punto ho sentito che lungo quella strada c'era qualcosa che mi mancava, che io avevo proprio voglia di raccontare delle cose, di sperimentarmi nel racconto e di aver bisogno anche di immagini in questo racconto. E quindi ho provato ad iscrivermi alla Scuola di Cinema di Milano. Poi ad un certo punto invece mi sono ritrovato selezionato per il corso di regia e lì ho incontrato delle persone con cui ancora lavoro, degli studenti e degli insegnanti, che mi hanno un po' incoraggiato, hanno acceso in me il desiderio della sperimentazione. Non ho mai terminato gli studi di filosofia e ho cominciato a fare il cinema. Senti, io ho saputo che tu hai passato un mese all'interno di un istituto, no, di una scuola superiore di Roma per analizzare i comportamenti dei giovani, per identificarti meglio. Ma io stavo scrivendo una sceneggiatura che aveva un ragazzo sedicenne per protagonista. Naturalmente avevo delle cose irrisolte che mi riguardavano e che volevo che ci fossero in questa sceneggiatura, ma al tempo stesso volevo incontrare questa generazione, volevo essere aggiornato da una parte e dall'altra anche emozionato dal loro punto di vista rispetto alla storia che stiamo vivendo. E quindi fortunatamente il preside degli insegnanti molto illuminati di questa scuola, che si chiama Istituto Levi Civita ed è un liceo scientifico sulla Prenestina, mi hanno proprio consentito di sedermi ai banchi con gli studenti e di poter registrare le lezioni e poi intervistare ciascuno di loro, gli insegnanti e gli studenti, e così entrare proprio a contatto con la loro vita. Io ho intervistato ciascuno di loro in privato, raccomandandoli di essere molto sinceri con me e garantendogli il fatto che io non avrei assolutamente spifferato nulla né ai loro genitori né ai loro insegnanti, e quindi ho potuto venire a conoscere delle cose, insomma, che avevano a che fare con le loro vite. Una domanda che ricordo di aver fatto a tutti loro era quanto ritenessero decisiva la scuola rispetto al loro futuro. Avevo la sensazione che la scuola non fosse davvero più in grado di diventare un ponte con la vita, no? Devo dire, ho trovato una maggioranza di ragazzi che contavano sulla scuola, cioè che si stavano impegnando perché ritenevano che potesse fare la differenza per il loro futuro. Tu invece, Vittorio, alla loro età, come vivevi la scuola? Per te cosa rappresentava? Per me era un periodo estremamente difficile, perché avevo sempre l'impressione che le cose che mi interessavano di più accadevano fuori dalla scuola. Cioè i libri che mi interessava di più leggere erano quelli che non bisognava leggere a scuola. Cioè avevo sempre la sensazione che la scuola avesse un confine che non mi riguardava. E io mi ricordo che a volte non studiavo per leggere altre cose. Devo riconoscere che lì dentro poi ci sono stati degli incontri particolari, degli insegnanti particolari, dei compagni di scuola particolari con cui si sono fatti degli incontri che poi sono stati davvero decisivi per la mia vita. Qual è stata la spinta per scrivere quest'ultimo lungometraggio? Da dove è nata in realtà l'idea di base? Devo ammettere che questa è la domanda più difficile, o meglio, è la domanda alla quale io non so mai veramente sinceramente rispondere. Quello che io faccio concretamente è prendere continuamente appunti sulle cose che mi interrogano, sulle cose che mi inquietano, sulle cose che mi interessano, e cercare di impedirmi di cominciare a scrivere qualcosa prima di avere collezionato almeno 10 cose fondamentali.
intorno a quel tema. Bene Vittorio, sei stato veramente esauriente ed è stato istruttivo. Sul serio, penso che potresti essere tu il mio analista. Lo farò con piacere.